Questo non è sinceramente un concerto dove io eseguo i brani, no? che ho fatto insieme ai miei amici dei Pooh, ma è più un approccio strumentale, più chitarristico, e molti lo chiamano un seminario. Io non voglio insegnare niente a nessuno, perché sappiamo tutti che un conto è suonare e suonare anche bene, ma insegnare a suonare è un'altra roba. E voglio solo raccontare il mio approccio con la musica, con questo strumento che io amo alla follia, e da questo magari qualcuno che suona può trovare stimolo o spunto per affinare la sua maniera di suonare, o piuttosto che uno che ha le prime armi può gasarsi ancora di più e magari essere invogliato a continuare a studiare. Tu insieme ai Pooh hai accompagnato la vita di tutti noi, in pratica. Leggevo a un certo punto del libro uscito nel 2015 una domanda: se non avessi imparato a suonare la chitarra, se non avessi incontrato i Pooh, cosa sarebbe stato? Chi sarebbe stato Dodi Battaglia se non avesse fatto tutto questo? Io ho fatto un libro recentemente che si chiama Ma lo sai che da vivo sei meglio che in televisione, e dice proprio: se io non avessi fatto, non avessi, ma in realtà io avessi, per cui scherzando, ma se non avessi fatto il musicista non sarebbe stato alternativa, nel senso che era così palese la mia voglia di suonare ed era così bruciante la mia passione, per cui non sono alternative. Ho un'altra passione, come spesso accada a noi emiliano-romagnoli, che amiamo la musica, amiamo i motori, tale tanto che abbiamo la Motor Valley, per cui io ho questa grande anche passione anche per i motori, ho corso anche in macchina, per cui ho fatto anche un rally qua vicino, il rally di Varese, e niente, probabilmente avrei potuto fare pilota, ma preferisco la musica, meno pericolosa.